completamente, dando ragione un po' a tutti e non pigliando mai nessuna decisione. Centinaio, si sta agitando, no, non no, modo... stavo solamente con... No, è d'accordo. No, è d'accordissimo. Lo so che è d'accordo con me. No, non si è democristianizzato Berlusconi. No, no, Centinaio. Non ero d'accordo su Renzi. Ah, bene. Sul Renzi e quindi pensiero... ha proposto un... Renzi pensiero unico. Non è il Renzi pensiero unico, è un uomo politico che si è preso dei rischi. È un fanfarone che aveva promesso che se avesse perso il referendum se ne sarebbe andato dalla politica. Va bene. Punto. Basta. La gente tira sempre fuori sta roba, no? Dicendo Centinaio. Attenti elettori italiani, perché poi i cattivoni della Lega si mettono con gli incapaci del 5 Stelle. Quindi state attenti, il problema è che per mille giorni abbiamo avuto in Italia uno che ha preso in giro gli italiani, che ha promesso una riforma al mese e non ha fatto praticamente niente. E siamo a questi livelli. D'accordo, se ne doveva andare. Questa è propaganda. Lui e i suoi amici che in questo momento sono al governo. Benissimo. Perché gli italiani il 4 dicembre hanno detto ve ne dovete andare tutti. Benissimo.